Ciao Fabio, piacere, piacere, ti do il scomito perché... Vai, iniziamo subito. Fabio, che la San Salvo Roccaraso fosse una tappa complicata lo sapevamo, forse la pioggia e il vento hanno complicato le cose. Che giudizio dai a questa tua prestazione? Oggi penso siamo partiti a tutta, la fuga infatti penso, è andata via dopo più di un'ora e mezza mi sembra, quindi c'è un ritmo folle, pioggia da subito, freddo, e quindi è stata veramente una giornata da lupi, però siamo arrivati e questo è l'importante, adesso domani si riposa un po' e poi si riparte. Tu sei il ciclista più giovane del Giro e del tuo debutto, come stai vivendo questa esperienza? Beh, per me è tutto nuovo, nel senso nuovi ritmi, nuovi modi di correre, molto più controllati. Cioè, devo dire sinceramente è dura, però ogni giorno do il massimo e il mio sogno è quello di arrivare a Milano e riuscire magari a centrare qualche fuga. Sono sicuro che comunque io sto facendo il massimo. A proposito di sogni, tu hai iniziato che eri piccolissimo, a 5 anni. Com'è nata questa passione? È perché mio papà guardava sempre il Giro, il Tour in TV e quindi gli è venuta voglia di iniziare così. Cosa dovremmo aspettarci da te nelle prossime tappe? Ma vediamo qualche fuga. Ecco. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, grazie.